Oh, buongiorno e buona domenica a tutti. Ogni tanto di domenica mi metto a fare un video per la mia pagina di Facebook e il video l'ho fatto e lo faccio stimolato da un altro video fatto invece dall'amico ingegnere Angelo Rossiello per il suo canale evolutamente.it, dove sostanzialmente prendeva in considerazione la storia della margherina dicendo che dovremmo pensare che quanto l'establishment ci dice di fare molto spesso va contro i nostri interessi, in termini di salute in questo caso, perché è vestito da interessi particolaristici che vanno ben oltre quello di migliorare la nostra vita. E questo naturalmente si applica a moltissime cose ed ecco il motivo per cui sto facendo questo video dove nel titolo ho messo dovremmo considerare tutto falso quello che ci viene detto fino a prova contraria. Beh, la storia della margherina ce lo insegna. Si prendono dei semi vegetali, si comprimono, vengono poi trattati in una maniera che da oli vengono poi, diventino solidi, idrogenandoli fondamentalmente, e si crea la margherina. Negli anni 50-60 si usava il burro o si usava lo strutto, il grasso degli animali, e erano tutti molto più sani, le malattie cardiovascolari erano quasi sconosciute nell'introdurre la margherina e altri comportamenti che naturalmente dall'establishment venivano considerati come ideali, la margherina veniva considerata come un cibo, un tipo di grassi perfetto proprio perché derivato dai grassi vegetali. Oggi sappiamo, dopo 30 anni di uso di questo prodotto, e fortunatamente sempre meno uso, però si trova ancora in commercio, che i grassi così trattati sono estremamente pericolosi non solo per il contenuto di omega 6, ma perché diventano grassi trans che in natura esistono ma solo in quantità estremamente piccole e che possono produrre dei danni notevoli alle cellule. Quindi la margherina oggi sappiamo tutti che è un prodotto che non dovrebbe essere utilizzato, però ci dicevano che doveva essere utilizzato, che sarebbe stata un'ottima alternativa al burro. Insieme alla margherina potremmo parlare per esempio dell'amianto. L'amianto, quanti edifici sono stati fatti con l'amianto dicendo che era una sostanza sicura, salvo poi oggi doverli bonificare perché sappiamo che l'amianto porta al cancro polmone, eccetera. Le sigarette negli anni 50 venivano addirittura sponsorizzate dai medici, dalle associazioni dei medici come prodotto innocuo. Oggi sappiamo bene che cosa fanno le sigarette e siamo arrivati al punto di mettere sui pacchetti delle sigarette nuoce gravemente alla salute o può provocare il cancro. Non parliamo poi della marijuana, che ci dicevano tutti che saremmo morti se fumavamo la marijuana, il cervello veniva distrutto, i neuroni, chissà cosa poteva succedere a questi neuroni, e oggi è diventato un prodotto farmaceutico che viene utilizzato per la cura di moltissime patologie. Casi sono due, o cura o uccide, no? Però per 30 anni ci è stato detto che la marijuana così, che era estremamente pericolosa, come la margherina invece era estremamente benefica per la nostra salute. Ma andiamo ancora oltre, quando furono scoperti gli elementi radioattivi, per esempio l'uranio, venne utilizzato per fare rossetti o per sbiancare i denti. Salvo poi accorgersi che poi si perdevano i denti naturalmente e che si moriva di tumori oppure si formavano tumori all'interno della bocca. E naturalmente veniva pubblicizzato dai medici come un prodotto sicuro che non avrebbe fatto male a nessuno. Questa è la storia della scienza, dei prodotti che vengono introdotti sui mercati senza tuttavia sapere quello che si sta facendo. E oggi, per esempio, abbiamo il vaccino, no? Il vaccino per il Covid, che ci dicono tutti che è sicuro, non farà niente, salvo poi non aver fatto nessuna sperimentazione se non quella che si sta facendo adesso con un vaccino che è un farmaco vero e proprio, che non era mai stato introdotto prima nella storia dell'umanità. Un vaccino a mRNA che si trascrive nel nostro RNA, figuriamoci, e non è stato neanche provato. Quindi, quello che stavo dicendo all'inizio di questo video, ossia stiamo bene attenti, pensiamo che tutto ciò che ci viene proposto di nuovo e viene considerato come sano o ideale per la nostra salute, dovrebbe essere considerato una notizia falsa fino a prova contraria, perché la storia ci insegna
che le notizie spesso sono false fino a prova contraria, perché ci sono gruppi e lobby che sono interessati a spingere determinate cose. Il caso della vitamina D, per esempio, è un altro nel nostro ambiente. Tutti i medici ci raccontano che dobbiamo introdurre vitamina D, salvo poi sapere che la vitamina D bisognerebbe che venisse sintetizzata dal nostro organismo attraverso l'esposizione del sole, e non è la stessa cosa produrre vitamina D attraverso l'esposizione del sole e introdurla tramite integratore, anzi come integratore nel tempo può diventare pericolosa, si può accumulare, può creare tutta una serie di problemi che sono legati all'accumulo di questa vitamina, che diventa tossica oltre certi dosaggi. Quindi vitamina D sì, ma attraverso l'esposizione solare o attraverso gli alimenti che la contengono naturalmente, come i grassi animali. Questo lo vediamo nell'ambiente, nell'ambiente degli alimenti, abbiamo visto le sigarette, la vitamina D, il radio che veniva utilizzato per sbiancare i denti, eccetera, eccetera. Chiaramente ci sono delle lobby interessate a portare avanti in un modo o in un altro quelle che sono potenziali guadagni, indipendentemente da quella che è, da quello che potrebbe essere il potenziale danno sulla popolazione. Lo vediamo oggi sul glifosato, che viene vietato progressivamente in molti paesi, il Roundup, l'erbicida che viene utilizzato nell'agricoltura, eccetera, eccetera. Quindi state molto attenti quando vi dicono che una cosa vi fa bene, senza che siano stati fatti studi per periodi molto lunghi di tempo. Cosa succede invece nel nostro ambiente, quello delle palestre o quello alimentare? Beh, quello alimentare ha degli interessi vestiti molto importanti, quindi vanno applicate le stesse regole che stavo applicando per la margarina, la vitamina D, l'amianto, le sigarette, eccetera, eccetera. Vediamo progressivamente che ogni tot anni quella che è la piramide alimentare viene cambiata. Vengono introdotti i cibi, vengono cambiate le basi della piramide, dai cereali a altre cose, eccetera, senza tuttavia mai partire da presupposti evolutivi, no? Pensare a quello che può essere il cibo più adatto per la nostra specie in relazione all'evoluzione che la nostra specie ha avuto in natura. E anche qui chiedetevi sempre perché una cosa venga spinta rispetto a un'altra. Io mi ricordo che 20 anni fa le diete chetogeniche venivano viste come il fumo negli occhi, pericolosissime, considerate dalla classe medica, salve oggi averle reintrodotte, introdurle sempre di più, per esempio, per la cura del cancro al cervello o per trattare casi di epilessia non trattabile farmacologicamente. Oggi c'è uno studio molto interessante delle diete chetogeniche nel bodybuilding, di cui parlerò con Marco Neri fra qualche giorno quando lo intervisterò, eccetera, eccetera. Dall'altra parte oggi vengono spinte le diete vegetariane. Attenzione, come vi ho detto, quando iniziano a spingere qualcosa è tutto falso fino a prova contraria. Se vi dicono che le diete vegetariane sono sane, incominciatevi a chiedere per cosa c'è dietro e perché viene spinta la dieta vegetariana in questo momento. Se non vi basta quello che vi ho detto, andate a vedere un po' di letteratura scientifica. Riguardo l'allenamento, invece, non ci sono veri e propri interessi vestiti, in un settore che mi interessa relativamente poco, e quindi non vengono spinte cose rispetto a altro. Diciamo che quello che viene utilizzato in allenamento, le tecniche che vengono utilizzate o portate avanti soprattutto per esperienza pratica delle persone che sono coinvolte nello sviluppo o nella diffusione delle tecniche di allenamento. Molto spesso non ci sono interessi vestiti veri e propri, è semplicemente ignoranza per quanto riguarda la conoscenza di altre tecniche, magari più ottimizzate, come per esempio nell'alta intensità e nell'alto volume, ma tuttavia non posso dire che non vedo dolo nell'allenamento, vedo solo ritardo nell'informazione, nello studio e semplicemente l'introduzione o l'uso di determinate tecniche per una questione di pratica consolidata all'interno dell'ambiente stesso. Ci sono tecniche, come abbiamo detto, come quelle in alta intensità, che sono molto più ottimizzate in tempi e risultati, tuttavia anche le tecniche classiche portano
agli stessi risultati in maniera molto meno ottimizzata, ma comunque portano i risultati. Quindi non vedo un dolo vero e proprio in questo senso. Oh, volevo raccontarvi questo, così vi faccio iniziare bene la domenica. e niente, vi auguro una buona domenica e ci sentiamo al prossimo video. Grazie per l'attenzione, ragazzi. Ciao a tutti.